Un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con la serie PC Building Simulator. Come sempre faccio, ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi, naturalmente, che vi iscrivete ai miei canali social. Se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link dei miei canali social, oltre naturalmente a trovare un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati multipiattaforma fino al 70%. Ovviamente, oltre naturalmente, troverete anche il link per acquistare da I Piani Bio. Visitate il sito www.ipianibio.it. Andiamo avanti con la carriera. Come sempre ringrazio tutti i canali che ospitano le mie live. Ringrazio anche tutti i canali Telegram che appunto mi ospitano, ma anche quelli lì che per diverse ragioni non lo fanno. Allora, detto questo, andiamo avanti con la carriera. Andiamo a vedere subito. Ovviamente, amici di YouTube, naturalmente, se non siete iscritti al canale, vi invito a farlo. Quindi, hi everyone, welcome to this video. As I say every time, thank you so much to my moderators, friends, supporters of the channel. And if you are not a follower of my social media channels, you will find in the video description a few links. And you will find a link where you can buy games discounted and the original and genuine beer food by I Piani Bio. Thank you so much. Don't forget to share, like. Thank you. Allora, andiamo avanti. Quindi, siamo arrivati a Adobe Photoshop CC. Ok, questa in transit. Ok, quindi questa l'abbiamo messa. You can get Adobe. Perché non me lo fa fare? In transit. Ah, ok. Allora, questo. Ok. Questo no, un po' complicato. C'ho l'overclocking per me. Film classic. Ah, questo dovrebbe essere uno dei clienti a quale abbiamo sistemato il PC. DVD. Vabbè, andiamo avanti. Replace HDD, ok. 3D non sono ancora preparato. Qua scheda grafica e RAM, ok. Questo purtroppo non sono pratico. Upgrade, ok. Quindi G-Skill, dobbiamo ovviamente, vi ricordo di leggere attentamente i piani di lavoro, perché potreste trovare delle richieste ben specifiche e quindi queste richieste ovviamente vanno fatte quanto più possibile, perché ovviamente questo ci permetterà anche di poter avere come si dice, insomma, una recensione, ecco, non mi viene a termine giusto, una recensione positiva, quindi avere il massimo dei voti. Allora, detto questo, mi sa che dobbiamo per forza far terminare qua. Però nel frattempo, come ci aveva consigliato, non ricordo chi me l'aveva chiesto, consigliato la volta scorsa, mi aveva detto di anticiparmi col prendere i pezzi, quindi vediamo un pochettino se con questi qui possiamo riuscire a vedere la cosa. Quindi intanto vediamo quanta RAM ci vuole per far girare il Adobe Photoshop CC. Ecco qua, GG dice. Quindi ok, minimum, ok, quindi alla risoluzione minima, perfetto. Quindi servono
8 giga di RAM. Ci dice questo qui che è fan della G-Skill, quindi dobbiamo acquistare la RAM della G-Skill. Quindi, quanta RAM ci vuole? Abbiamo detto 8 giga, ok. Quindi iniziamo a vedere G-Skill. Ecco qua, 8 giga, gli mettiamo quella là più economica perché serve a noi. G-Skill attualmente c'ha solo è un banchetto di RAM. Questo c'ha, vediamo un attimo una cosa, 4 giga, 4 giga. Giga, ok, quindi G-Skill, solo questi qua, ok, quindi prendiamo questo. Poi a questo ovviamente gli dobbiamo fare una scansione con l'antivirus perché ci dice che ci sono degli strani pop-up come al solito, e dice che poi i bambini hanno fatto uscire i pop-up strani, quelli vanno approfitto anche per salutare l'amico la zappa storta Moreno, saluto anche Marco Sfizietto, Ludovico Sardegna e tutti quanti, naturalmente che gli amici e le amiche del canale. Ringrazio e saluto anche DJ, com'è l'ultimo iscritto? DJ Harry, DJ Enrico. Ringrazio ovviamente Andrea Biella e tutti quelli che mi passano a passare a salutare. Poi andiamo avanti. Poi adata questa 16 giga di RAM, quindi l'ho detto già per la quarta volta, di 10 a 2,4. Andiamo in memory di 10 2,4, giusto? Se non ricordo male. Vediamo un attimo. 2,4, ok. Poi la scheda grafica. La scheda grafica. Vediamo un po'. Qua dobbiamo vedere un attimo le caratteristiche. Fammi rivedere. R9. Allora, quant'è la R9? R9, vediamo un po'. Questa c'ha 2 giga, 8 giga. GR2, GR8, vediamo un po'. GR8, e qua ci stanno di diversi tipi, sì. 2,80? No, 2,90, ok, quindi 2,90, solo che non sappiamo. Questo costano 300. Quanto vuole spendere in totale? 800. Ok, quindi significa che forse gli prendiamo. Allora, 2,75. Ok, gli prendiamo la GR8 Tor, questa qua. Poi andiamo avanti, ovviamente sempre grazie al consiglio che mi è stato dato la settimana scorsa. Naturalmente vi auguro un buon inizio di settimana o una buona continuazione. Grazie ancora per essere venuti a farci compagnia. Allora, qua dice l'hard disk, vediamo un po'. L'hard disk, Mortoni? Allora, vediamo un po'. Ah, poi devo vedere anche, devo rivedere un attimo una cosa. Che quale mo di questi due? Vabbè, nel dubbio li prendo tutti e due, poi 120 e 500, ok.
Nel dubbio poi possono essere riutilizzati in un secondo me. Allora, 120 giga, facciamo prima, andiamo avanti. Ovviamente, amici streamers, anche quelli là un po' più grandicelli, se avete bisogno di consiglio su questo gioco, naturalmente, se non volete iscrivermi voi, ecco, fatemi iscrivere da un vostro moderatore, possibilmente con un account vero, mi raccomando. Allora, questo, ok, lo abbiamo preso. Poi andiamo avanti. Ah, fammi vedere qua. 16 giga. Allora, upgrading. Ah, questi gli dobbiamo mettere anche i cavi di plastica. Ok, poi ce li vediamo con calma. Qua l'hard disk l'abbiamo preso. Replace hard disk. Questo qual è? Mortoni. Da 2 terabyte. Ok, andiamo a prendere Seagate, andiamo a storage, facciamo prima qua 2 terabyte, giusto? Sì, ok. Poi qui ci chiede i cavi neri, dobbiamo verificare se ce li abbiamo. Replace graphic card, replace RAM, scheda grafica, abbiamo la 470. Quindi 470 e la Team Group. Allora iniziamo a prendere l'RX 470 8 GB. Quindi 470. Beh, adesso è presa anche un po' più di manualità. Allora 600. Ok. Quindi significa che l'ho detto già 3 volte. È la 4G, fammi vedere. 8G, ok. 8G, 8G, 8G. Però qua uno di questi due qual è? Abbiamo due schede grafiche della stessa serie, ma ciò non ci aiuta perché non ci aiuta perché non entra nello specifico. Quindi potrei gaming 8G, vediamo un po'. Gaming 8... ah, 8G, ok, eccola qua, questa qua. Poi RAM abbiamo detto, replace. Sì. Sostituire la RAM, quindi 2,8, scriviamo 2,8, 4 giga. Eccolo qua, questa è presa. Grazie comunque a chi mi ha suggerito questa cosa. Effettivamente, decisamente più veloce. Ah, questo ce l'abbiamo fatto, ok. Quindi dobbiamo soltanto ordinare i pezzi e poi next day delivery. Ecco qua. Here we are. Alright. Ci facciamo una bella scivolatina. Hoppla. Ah, non salta. No. Vai. Scivola. Vai. Ci vediamo al prossimo episodio. Vai. End the day. Para, 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 para. Ecco qua. Allora, fix. Iniziamo con questo. Ricordatevi sempre, nel dubbio, di fare sempre una scansione, perché
non sempre nell'ordine di lavoro c'è scritto di controllare se ci sono virus, ma il mio consiglio è di farlo perché fra le altre cose guadagnerete punti extra. Oltre naturalmente a sbloccare diverse cose. Quella Gaia carissima, buon pomeriggio e tu. Arriviamo subito a fare una bella sbattutella di mani alla nostra mitica Gaia. Buon pomeriggio Gaia, welcome back e buon inizio della settimana KK Rogero. E vabbè, c'è bisogno di fare un po' di test prima di trovare il giusto compromesso con lo streaming. Diciamo che non è una cosa che tu agganci e va. Ci sono diversi fattori da tener conto. Tu comunque, se fai lo streaming da OBS, fagli fare a lui tutte le impostazioni automaticamente, perché non avrai grossi problemi così di configurazione e tutto quanto. Se non sei pratica, non ti mettere a smanettare, che ti arrabbi soltanto, diciamo. E capita anche a me, fra le altre cose. Comunque dai, io ho una fibra misto rame, quindi significa che la fibra ottica arriva fino alla centralina e poi dopo a me arriva tramite il doppino, quindi tramite il cavo del telefono. E allora Gaia forse deve ancora assestarsi, perché all'inizio è sempre un po' così, un po' ballerino, poi man mano si stabilizza, ecco, non mi veniva il termine giusto. Allora, Black Cable mi pare che ce l'ho, se non ricordo male, vediamo un po'. Allora, sì. Ok, abbiamo ripristinato le cose come stavano. Allora, qui possiamo anche chiudere il pannello posteriore, perché sì, esatto, sì. Invece la FTTH è quella che ti arriva il cavo in fibra in fibra ottica direttamente a casa tua, dentro allo spinotto, dove poi si mette un cavetto particolare. E io infatti, diciamo, una VDSL di tipo 2, quindi sì, quella lì comunque. Ok, questo è il nuovo di pack, questo hard disk, quindi non c'è bisogno di fare. Allora, questo è andato. Mettiamo qui poi replaces HDD. Ah, ok, quindi è arrivato il tecnico e ti ha fatto lo scatolotto dove poi escono quei cavi sottili. Ok. E là ci vuole un po' di tempo. Poi dipende anche da quanto sei distante dalla centralina, quindi tieni presente anche quella che è. Oh, abbiamo preso il massimo dei voti, perfetto. Stiamo andando abbastanza bene. Gli scrivi, questo non ci interessa, questo lo vediamo dopo. Qual è che mostro? Che sta facendo? Questo non ci interessa.
Replace qual è? Ah, facci la miseria. Ah, questo è il famoso zio dell'America che gli chiede sempre di fare. Allora, riprese HDD, ok. Allora sta a posto. Deve soltanto stabilizzarsi il segnale. Ci vuole un po' di tempo. Non ti preoccupare, è capitato pure a me, quindi vai tranquillo. È abbastanza normale. Tecnologia, ultimate, will make editor. System disk, no, non dice niente, ok. Quindi viola, blu. Vediamo se ce l'abbiamo prima di fare un pasticcio. Sì, ce l'abbiamo, ok. Di fronte, giustamente. L'altra volta non ricordo quale giorno eri in live, io volevo passarti a salutare, solo che poi praticamente nel frattempo che io mi sono collegato, tu eri partito già praticamente, avevi già finito la live. Non ricordo quale giorno era, comunque ricordo che era qualche weekend, forse fine settimana scorsa, mi sa, credo. Avevo visto che eri in live, solo che il tempo di riorganizzarmi poi è riuscito, quindi non sono riuscita a passarti a salutare, carissima Gaia. E tuz, come dice il Moreno. Mi sono scottato. Ah, ecco. Questo però mi sembra che sia messo bene. Replace HDD. Allora, questo facciamo sell. Ci abbiamo anche un hard disk da 120 giga che ci torna sempre utile. No, per il momento no. Allora, mettiamogli le paratie. Adesso dovremmo ipoteticamente andare tranquillo. Allora, sono due piani, sopra il modem e ping di 13,59. Facci la miseria. Beh, l'upload è la velocità che decisamente ti interessa di più se devi fare live. 20 mega tu puoi spingerti, potresti spingerti fino a dunque. Se hai altre utenze, altre persone che si collegano, allora ti consiglio di non superare i 12-15 megabyte in upload, o meglio, 15.000 kilobits. Però tu fai impostare tutto automaticamente ad OBS, se utilizzi OBS o il tuo software, se streami da PC, eh. E lascia fare tutto a lui, se non, diciamo, se non vuoi sbattere la testa per cercare i parametri giusti. Comunque direi che è buono. Forse domenica che è finita. Che è finita la connessione. Aspetta, questa non comprendo. Allora, forse tu dici, forse che hanno finito i test. Mettiamo qua. Release, ok. Andiamo questo qua.
Poi tieni presente pure che quando è cattivo tempo, comunque ora non so come funziona la fibra ottica, però potrebbe capitare pure che ti dà qualche disservizio, magari, perché la centrale, diciamo così, la centralina, insomma, a me è capitato in qualche occasione che è venuto il tecnico e ha risolto il problema. Insomma, non dipendeva da me, ma in quel caso dipendeva dalla centralina, che ha fatto un grande lavoro. Il tecnico telefonico è stato veramente anche molto gentile. Allora, blu, proposito, ok. Storage, no, questa funziona, eh. Perché me l'ha fatta? Replace, ah, replace, graphic card. Cazzo, mi sono distrutto un buon. Mi sono distrutto. Beh, intanto facciamoci una spruzzatina di Cardiff qua. Cardiff, Cardiff. E puzza, e puzza. Oh, guarda come sono uscito bello pulito, eh? Che dici, Gaia? Ops. Che dici, va bene così? O dobbiamo strofinare ancora un altro poco? Allora, domenica era in live e il co del vicino è andato a scavare dove hanno fatto i lavori per piantare i fiori. Ah, ok, e vabbè, può capitare, ma il cavo passa, ma è un, come si dice, è un parco dove ci sono diversi condomini, oppure questa è entrata a casa tua, o il cavo stava all'esterno, ok? Un po' strano, può darsi pure che può capitare che non sapeva dove stava il cavo, ma solitamente sti cavi penso che li mettano abbastanza profondi. Anzi, c'è un sacco di cose qua. Replace questo qua adesso. No, no, non è questo. Andiamo broken, broken. Ah, RX, eccola qua. Boh, stavo per compiere lo stesso errore che ho fatto all'inizio di questo gioco, che mi scordavo quali erano i pezzi da dove arrivavano. Era un bel macellozzo. Allora, dovrebbe, ok, perfetto. Ok, boh, accendi, no, aspetta un momento, beh, giustamente, se non collego le periferiche del PC col cavolo che si accende, ecco qua, boh, si dovrebbe accendere tutto, vediamo un po'. Allora, prima di... vabbè, intanto spegniamo, mettiamo la paratia, ah no, il ferma GPU qua, ROI, ROI, zio Dab, sì, se non la metti qua. Oh, ecco qua, vai. Poi più avanti. In questa serie ci sarete anche voi, cari amici ed amiche del canale. E questo dice broken parts. C'è? Oh mamma mia, aspetta. Broken parts. E che si è rotto? Un momento. Ci sono dei...
Ma forse devo togliere la rampa, può essere. Fammi vedere un attimo una cosa. Mi dice che c'è qualcosa di... Vediamo un po' se mi sono scordato di collegare qualcosa, no. Ci sono parti danneggiate, dice. Vuol dire che il case... $3.45, vediamo questo quando deve spendere. Ah, ci dovrebbe essere un po' di polvere allora, mi sa. Cavo costeggia il fosso, lui voleva piantare un piccolo alberello nello spazio condominiale. Vedete dove deve andare. Ah, ok, allora si vede che lui non sapeva. Non sapeva, no, dei lavori che erano stati fatti. Perciò forse lui, senza saperlo, è andato ad intaccare là. Mi verrebbe da pensare questo. Allora, fammi smontare la RAM, fammi vedere un attimo una cosa. Ah, replace RAM, giusto. Però è sbagliato così. Ecco qua. Me l'avevo scordato. Cioè, mi sei rimontato la RAM buona con la RAM vecchia. Cioè, quella non funzionante. Ecco qua. Scusate, ok, ora ho ricollegato tutto. E ma infatti dice incomplete. Comunque capita, Gaia. È capitato a te, capisco pure che questa vista e il terreno già rimosso e tu quasi quasi scipiando l'alberozzo. Allora, visto che ci troviamo, facciamogli pure una scansione. Con l'antivirus, l'antivirus. E vediamo un attimino com'è la situazione. Tricche tricche l'aria là. Vediamo un po'. Ok. Ovviamente ricordatevi di fare sempre la scansione con l'antivirus, perché molto spesso non ve lo chiedono, ma come ho detto precedentemente vi ritorna utile. Soprattutto per quanto riguarda le recensioni. Allora, questo fatto, ok. Allora, upgrade RAM, ok. Clean out dust, ok. Ya, yeah. Clean out dust. Alda one bite to dust. Two. Oh yes. Vediamo questo se gli serve qualcosa di particolare. Murray Express. Allora, Murray dove sta? Questo, eccolo qua. Allora, questo è fan. 16 giga, ok. Cavi di plastica bianchi, ok. Quindi noi ci prepariamo già i cavetti. Plastica bianca, quindi andiamo cable.
plastic white, plastic plain plastic plain white. Li mettiamo questi qua, ok. Andiamo avanti. Allora, qui cosa dobbiamo fare? Li mettiamo prima la pennetta. Allora, upgrade. Aggiornamento. Yeah. Noi volevamo salvare l'indirizzo. Sto cercando di vestire Lexi. Oh, aspetta. Addia nobilata la fascia del bicarbonato di sodio. Un grande ventennio. Wunderbar. Clean dust. Ok. Allora, qua mettiamo la rammola. Quindi memory, non mi dire, no, mi dire sbagliato, x 824, no, ecco, sbagliato. 824. Questo quanto tempo ci vuole? 824. Vabbè, dai, facciamo la pazzia, ce la facciamo arrivare adesso, perché altrimenti non la finiamo più. Quindi 824. Due quattro dovrebbe essere questa. Vai. Mannaggia. Questa altrimenti non ne usciamo più. È stato un mio, una mia distrazione. Ja. Wunderbar. Das ist wunderbar. Ja. Ecco qua. Qua. No. FNS. Dovremmo aver preso. Ma qual è? Use it. 4G. Ma qual è quello che ho preso? Oh cacchio. 980. Broken. Aspetta, fammi vedere questo che dice. Upgrade. Quella era la piccolina. Questa era GR 3 giga, vediamo un po'. GR, allora forse era questa. Oh, l'ha presa, ottimo. Ottimo, direi. Ci è andata. Il problema è che stare attento alle... Ah, e vabbè. L'abbondanza, e trova qualcosa che sia, diciamo così, anche comodo per te, ecco, magari che ti faccia sentire anche a tuo agio. È importante questa cosa. This thing is very important. Che scarice ho? Fammi resisci qualche cosa. Allora, 16 giga. It's getting a bit hot. Aspetta, qua forse nel dubbio voglio. Io ci metto hot. Gli mettiamo. Lo sta. Eccolo qua. Gli mettiamo una bella cosa di pasta termica.
Ah, vabbè. Come si diceva in altri tempi, sei formosa. Vabbè, sicuramente non crei problemi, figurati. Appiccio e altri giustamente se ne attacchi i cavi, i cavozzen, the cables, etius, come dice il Morenoschi, il Morenaus. Profitto anche per salutare, oltre a Moreno, la zappa storta, la nostra casa. Saluto anche il mitico Salvo Farmer Official. Guarda, personalmente io ti parlo per me, ovviamente. Sinceramente, credo che al di là di tutto la donna è bella a prescindere. Poi diciamo che non è il corpo che deve attrarre soltanto quello, ma deve essere anche il cervello. Per dire, non è detto che è un bell'uomo muscoloso, magari abbia un buon carattere, quindi diciamo che magari c'è un caratteraccio e quindi di conseguenza non è detto che, diciamo, la parte visiva può essere, cioè non bisogna dare estrema importanza, ecco, non c'è solo quello. E io personalmente ho perso la testa, mi sono innamorato di donne formose, così come diciamo non particolarmente balconate, passami il termine, ecco, per dire non prosperose, ecco, mi ha sempre attratto il carattere. Poi ovviamente si vede anche altro. Io parlo per me, ovviamente. Poi, ovviamente, distinto uno, l'uomo è comunque attratto dal fisico, però poi ci vuole anche la capoccia, la materia grigia. Allora, mancano 4 giga di RAM, eppure ne ho presi 7 giga. Allora, vedete, ho sbagliato pure qua. Andiamo un po'. Allora, T-Force, mi sa che però, mi sa che è proprio sbagliato. Ma Ale, probabilmente sarà impegnato in real life. Quindi, è per questo che non sempre lo si vede in live, è un po' più, sta un po' più spesso su TikTok, se non ricordo male. Allora, in questo, perché se no mi confondo. Speriamo che. Allora, quanto vuole spendere questo? Vediamo quanto vorrebbe spendere, che se vuole spendere poco, allora vuol dire che devo prendere la RAM dello stesso tipo. Allora, connect. Aia. Cacchio, cacchio. Aia, abbiamo toppato. Allora, questo 300 G skill, ok, l'abbiamo sistemata. Collect. Ah, meno male, almeno questo ce l'abbiamo fatta. Collect. Ah, oh, buono.
Non ho capito quello di dove era. Dove cosa? Esatto, sì. Anche perché, cara Gaia, per quanto uno possa essere bello, attraente, nel corso del tempo poi siamo soggetti tutti alla forza di gravità, siamo soggetti a gradualmente a maturare, anche eccessivamente, quindi siamo tutti destinati ad invecchiare, quindi diciamo che l'attrazione fisica col tempo può scemare perché comunque non si è più tonici e quello che resta è appunto il carattere, per cui ho sempre cercato, ovviamente da giovane, quando uno è giovane è normale che cerca la bellezza. Però poi dopo ti rendi conto che una bella persona senza un buon carattere è come il caffè senza caffeina, il tè senza la teina, cioè è privo di sostanza. E quindi di conseguenza può essere bello quanto vuole, ma se non c'è materia grigia, l'umiltà, un buon carattere, che non se la tira, che non tratta male le persone, non tratta male la persona che c'è a fianco, allora ben venga. E forse questo discorso lo faccio perché diciamo che le mie esperienze personali le ho fatte, quindi è per questo che chissà me la trovo una stellina. Questa è la situazione. Allora, questo magari lo vediamo nel prossimo episodio. Perché mi sa che sì. Scusate, ma qui fa calduccio, non so da voi. Allora, ragazzuoli, io direi che mi fermo qui. Approfitto ancora una volta per ringraziare tutti quanti voi che siete stati qui con me. Ringrazio voi che avete scritto, ringrazio anche coloro che sono in lurk, che mi stanno ascoltando mentre li sto facendo compagnia. Ringrazio la nostra Gaia, vediamo un po' se devo... La nostra Gaia, ringrazio ancora tutti quanti voi per avermi seguito, mi raccomando, rifacciamo uno shootout, anzi rifaccio uno shootout particolare alla nostra Gaia che naturalmente vi invito a seguire, ad iscrivervi al suo canale, mi raccomando attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo come sempre che nella descrizione del video trovate i link dei miei canali social, trovate il link per acquistare dai piani bio, mi raccomando visitate il sito www.ipianibio.it, visitate e acquistate con fiducia perché da loro troverete il vero cibo biologico italiano, oltre naturalmente a tutta una serie di farine. Quindi vi invito a visitare il sito e acquistare con fiducia. Quindi siamo al termine di questo video, di questa live. Naturalmente ringrazio di nuovo la nostra Gaia, ma ringrazio come faccio d'abitudine moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale. Quindi saluto e ringrazio la nostra mitica Gaia che ci è passata a salutare e ci ha fatto compagnia. I link ho detto che li trovate nella descrizione. L'appuntamento, come sempre, per PC Building Simulator è per mercoledì prossimo. Mi sembra di aver detto tutto. E quindi, grazie mille a tutti. Thank you so much. È stato buono, grazie.
Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.